Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere l'audio integrale dell'unico interrogatorio del boss Matteo Messina Denaro. Il boss di Castelvetrano è sentito durante un dibattimento il 1º febbraio del 2023 dal GIP di Palermo Alfredo Montalto. Buon ascolto. E allora, vediamo se ci sentono dal collegamento. Sì, buongiorno, vi sentiamo benissimo. Lei attesta la presenza dell'imputato Messina Denaro Matteo, nato a Castelvetrano il 26/4 del 62. Sono garantiti tutti i diritti e non c'è nessun impedimento con l'UPG. Va bene, allora Messina Denaro, lei ci sente regolarmente? Sì. Buongiorno. Perfetto, va bene. Allora iniziamo adesso l'interrogatorio. Le chiediamo innanzitutto le sue generalità, ci dica nome, cognome, data di nascita e ora man mano le diremo, le faremo le altre domande. Allora, lei è Messina Denaro Matteo, nato 26 aprile 1962. Dove? A Castelvetrano. Ha dei soprannomi? Mai, me li hanno appropriato da tante, i vari giornalisti, ma io nella mia famiglia non ho avuto mai soprannome. Va bene. La sua residenza? Non ce l'ho più da tanto tempo perché so che il comune tanti anni fa mi ha cancellato. Proprio mi ha cancellato, io non so, io sono ormai, non lo so, una Va bene, folla. quindi privo di residenza. Sì, va bene. È di fatto domiciliato almeno fino a quando è in stato di libertà. Via Alberto Castelvetrano, via Alberto Mario 53, interno Quindi non è quell'abitazione di Campobello, No, questo che lei ci sta quella dicendo. era Pesseo, no. Pensa che ho nominato ore di Castelvetrano, io sono di Castelvetrano, non sono di Campobello. Questo lo sappiamo ovviamente, però secondo quello che è emerso al momento del suo arresto, lei risiedeva in un'altra abitazione, diversa da quella che lei ci sta indicando, questa di Castelvetrano. Sì, ma ci si sedevo da date tante, quindi di nascosto, in segreto. Dalla Invece l'ultima residenza che ho avuto da uomo libero, come mi ha detto lei, Ah, ecco, quindi lei ci sta indicando l'ultima residenza, quindi va bene. Alberto Maglio 53 internotto, Castelvetrano. La sua attività lavorativa? Io ero lavorato in campagna, non ricordo. Dove esercitava la sua attività? Il A Castelvetrano. suo stato civile? Ecco. Civile. Le sue condizioni di vita dal punto di vista economico? Non mi manca niente. Il suo titolo di studio? Terzo superiore, poi lo sono superato. Quindi licenza media, abbastanza. Ha Sì, non beni patrimoniali? li ha detto, ma li avrebbe tolto tutti. Se qualcosa di buono non lo dico, sarebbe da subito. È sottoposto ad altri Però procedimenti deve dire penali? se li ha o non li ha. Quindi in questo momento, se non le viene indicato, non deve specificare quali sono questi beni, ma se ne ha o non ne ha. Certo, se no come potevo vivere Va finalmente. bene, quindi sì. Sì. È sottoposto ad altri procedimenti penali? Non lo so, ma penso di sì. Ha riportato condanne? Credo che Crede, evidentemente lei questo lo sa, non è crede, perché lei è detenuto proprio per una serie di condanne definitive. In questo momento si trova lì in carcere proprio per una serie di condanne definitive che le sono ben note, perché evidentemente gliel'hanno notificata. Lei ha avuto notificato anche un ordine di esecuzione, quindi non è crede, sa. Prego. Presidente, mi ascolti. Io ho detto credo. Di proposito, perché anche voi dall'altra parte mi avete chiesto se ho sentenza definitiva, lo sapete pure voi. E lo Io so, penso con però sono qualche domande, metodismo. però mi ascolti, Messina Denaro, sono domande che noi per legge dobbiamo fare. Come non le Sì, dobbiamo fare, lei deve sì. rispondere.
Quindi io lo so benissimo quale sono, qual è il suo nome, il suo cognome, e se le ha riportato condanne, evidentemente lo so, però sono delle domande che la legge mi impone di farle, a lei come in tutti i casi in cui devo fare un interrogatorio come questo. Quindi lei, io le faccio le domande, lei risponda. Ha ricoperto carica pubblica? Mai. Ha fatto mai richiesta del reddito di cittadinanza? No. Conferma la nomina dell'avvocato Lorenza Guttadauro? Sì. Per questo procedimento. E dove dichiara di eleggere domicilio per questo procedimento? Io, quando mi hanno arrestato, sul momento mi hanno detto, questo viene detto da lei, quale domicilio, non tanto il domicilio di una mia sorella, ma non so se in questo caso, dato che c'è l'avvocato, se danno... Va bene, sì. L'avvocato che è presente qui sta consentendo, quindi sì. Può eleggere domicilio allora presso lo studio del difensore. Esatto. Benissimo. E allora, Messina Denaro, come le ha letto, penso che l'avrà letto, le viene contestato in questo procedimento un tentativo di estorsione aggravato anche dalla finalità mafiosa. Si tratta di una vicenda che riguarda il trasferimento di un terreno, un reato che lei avrebbe commesso in concorso con la Cascia Vincenzo in danno di Passanante Giuseppina Maria e la Rosa Giuseppe. La fonte di prova nei suoi confronti è costituita da alcune intercettazioni che non riguardano lei personalmente, ma riguardano altri soggetti che parlavo di questa vicenda. In particolare le intercettazioni di Gondola Vito, che non so se lei conosce, ma immagino che lo conosca, poi eventualmente ce lo dirà se deciderà di parlare, e dei coniugi Passanante e La Rosa. Prima di iniziare l'interrogatorio, la devo avvertire che, come lei sa, ha la facoltà di non rispondere. Se dovesse rispondere, le dichiarazioni che renderà potranno essere usate nei suoi confronti. Se queste dichiarazioni dovessero riguardare terze persone, in relazione a queste lei potrebbe assumere in seguito la qualità di testimone, fatte salve le garanzie e le incompatibilità di legge. Lei cosa vuole fare? Vuole rispondere all'interrogatorio? Ascolti, io sì che voglio rispondere, ma non risponderò a tutte le sue domande. Risponderò su tutto quello che compete alla mia persona. Sul resto non mi interessa rispondere. E allora cominci. Mi riferisco, così sono più chiaro. Poco sì. Fa lei ha detto sì. Che un certo Vincenzo la conosce. Esatto, cominciamo da questo soggetto lei lo conosce, questo Vincenzo Lacasci? Ascolta, certo che lo conosco, ha lavorato tanti anni con me. In quale periodo? Tutti gli anni 80, fino a quando sono stato libero. Fino a quando? E dopo che invece lei ha cominciato la sua latitanza, lo ha mai più incontrato? No, completamente. Lei sa che, perché è detto anche in questa ordinanza, quindi non le rivelo niente di nuovo, che la Cascia è stato proprio indicato come soggetto che si è occupato per un certo periodo anche della sua latitanza, recapitando le messaggi tramite suo fratello Salvatore. Questo si ricava anche allora intercettazione. Sì, prego. Questo lo dice lo Stato e gli inquirenti che indagavano, a me non mi risulta perché ho la Cascia. Nel 93 me ne sono andato alla Castelvecchiana e non l'ho visto più. Per la verità lo dice anche la Passanante nel corso di un'intercettazione. Lei questa Passanante può dire quello che vuole. Ma lei li conosce questi Passanante Giuseppina e la Rosa Giuseppe? Li conosce? No, questi due no. Conosco il papà della Passanante. Sì. E di questa lettera che sarebbe stata recapitata a questi coniugi riguardante questo terreno, lei che cosa ci può dire? Sa innanzitutto di quale terreno si tratta, di questo fondo agricolo nella contrada Zangara di Castelvetrano? Sì, certo lo so. Lo conosce? No. E ci dica qualche cosa, come lo conosce, quali sono le vicende che riguardano questo terreno, se lei ha avuto mai interesse a questo terreno? Ascolti, e questo terreno è stato comprato da mio padre nel 1983. Mio padre era amico del padre della signora Passanante, che oggi è pure morto,
E allora ha chiesto a Passaranno Alfonso, che conoscevo pure io, di se poteva fargli il favore di intestarsi questo bene. E Passaranno ha detto sì. Si intestò il bene, cioè si fece l'atto, e lui conduceva le operazioni là in campagna. E aveva a che fare con me Passaranno Alfonso per i conti che dovevamo fare. Ad un tratto succede tutto quello che succede. E cioè che il tempo passa, passano gli anni, si arriva agli anni 90. Si arriva agli anni 90, mio padre è latitante, Passaranno è in carcere. Io sono pure latitante. E ad un tratto so, per vie traverse, non tramite la signora Passaranno, né tramite il papà, che era ancora vivo anche se in carcere, che tutti i loro beni sono stati ipotecati da alcune banche, per vicende loro, che a me non interessa e nemmeno so. Quindi questo terreno fu pure ipotecato. Però io non disse nulla e non fece nulla, perché il padre e lui era in carcere, quindi che dovevo dire? Si andava così. Naturalmente la signora Passaranno in tutti questi anni, se di mia assenza, si tenne sempre tutto il profitto di questo terreno. Sì. E mai nessuno gli disse niente. Cioè io mai chiesi alla signora Passaranno di avere qualcosa. A me interessava che il terreno non si perdesse, e quindi mi stava bene così. Ah, scusa, devo fare un po'... Mi scusi, devo fare un passo indietro. Prego. Ho detto una inesattezza che comunque è importante. Quando lei mi fece la domanda poco fa se io conoscevo il coniuge, sì, Passaranno, dai, io ho detto no, ma in effetti non è così, perché da quello che ci sta dicendo in effetti sembrerebbe che li conosca. Allora ci dica. No, confermo che non conosco il marito. Questo lo confermo. E io fino al 1991 non conoscevo nemmeno la Passaranno. Ad un giorno, mentre facevamo dei conti con il papà Alfonso, fu un'estate del 91, lui mi disse, se, dice, la vita è fatta di vita e morte, dicevo la mia età, tuo papà non c'è, può darsi che io muoia, questa cosa come se sta così in aria, tu dici vuoi che ti presento a mia figlia, perché il Passaranno Alfonso ha solo questa figlia unica, ti presento a mia figlia, così nel caso succede qualcosa a me, lei sa che il terreno è tuo e se non per l'oggetto. Siccome era una cosa, un discorso, diciamo, secondo me giusto, ho detto di sì. E mi ha dato l'appuntamento a casa sua a Trefontane, a casa sua di Alfonso Passaranno. Ci sono andato e lui ha fatto trovare sua figlia. Il discorso che abbiamo fatto è solo questo che io vedrò. Senza ne togliere, lui ha detto, questo è l'amico mio di cui ti parlavo. Ovviamente lei sapeva già il mio nome, sapeva tutto. Ci siamo date la mano e lui dice così, si vuole dire alla figlia. Qualsiasi cosa succeda a me, per caso io non ci fosse più, tu sai che non c'è nessuno e lo deve dare a lui. E lei stringendo la mano disse, va bene così, piacere, piacere. Lei si allontanò, quindi è stato 30 secondi. Lei si allontanò e io continuo a discutere con il padre e poi andai via. Ora ci torniamo a dove? Giusto? Prego. Continuo. Sono stato chiaro fino ad ora. È stato chiarissimo. Lei ora ci deve dire se a un certo punto ha ritenuto quindi di dover rivendicare, quindi di rientrare nel possesso, nella disponibilità, ci dica lei meglio, di questo terreno. E se ne ha fatto quindi a un certo punto richiesta alla Passaranno o ad altri, direttamente o tramite altre persone. Allora, io non ho fatto mai, fino a un certo punto, nessuna richiesta alla Passaranno, alla signora Passaranno. Perché non ha fatto nessuna richiesta? Perché, come dicevo, a me interessava che questo terreno fosse qualche lotto. Poi guadagno se ne prendeva, dai. Non era questo il punto. Che cosa succede? Che loro avevano tutto ipotecato dalle banche. Qualche anno fa, che non so però con esattezza dirlo, che periodo è stato, loro hanno svincolato tutto. La signora Passaranno, perché nel frattempo il Passaranno Alfonso è morto. Sì. La signora Passaranno ha sistemato tutto con le banche, nel senso che si è liberato tutte le loro cose, case, terreni,
tra parentesi anche queste, però lei che cosa ha fatto? Ha fatto un mutuo per i fatti suoi, perché hanno fatto tipo un concordato con queste banche. Nel senso, faccio un esempio, se il debito era 2 milioni di euro, lì ha pagato per esempio 700 mila euro. Mi spiego? Sì, prego. Allora, lei che cosa fa, da quello che risulta a me? Si fa un mutuo, fa il concordato e paga la banca, però non so la cifra. Quindi lei a tutto il momento c'ha tutto libero e va bene così. Ma io comunque non ho chiesto nemmeno niente, anche dopo che ha liberato i terreni, non gli ho chiesto, perché non erano i tempi. Cioè, è assurdo, io lo so che c'era... Ma lei ha seguito questa vicenda, è stato informato evidentemente di questa vicenda bancaria? Seguiva le vicende di questo terreno, evidentemente. Sì, ma non c'è andata la signora Pastanante, io avevo altre, diciamo, altre fonti dove apprendevo questa notizia. La signora Pastanante con me non è mai stata in contatto, perché io, di ripeto, non chiedevo niente, però tutte le mosse che lei faceva con banche, il tribunale, io li seguivo, è normale che le seguivo, è normale per il mio punto di vista, che la signora Pastanante forse non è tanto normale, ma questi sono fatti suoi. Allora, che cosa succede? Che ha annunciato, perché io, ripeto, non ho chiesto mai niente alla signora Passanti, e a lei è continuata a non chiedere niente, perché non era il tempo di mettere tutte queste cose in movimento. Cioè, si andava a sbattere, pure lei andava a sbattere, lei è sempre la signora Passanti. Ha annunciato, mi so, che il marito, che credo che si chiama La Rosa, ma non lo conosco comunque di... mai avuto niente a che dire, lo conosco fisicamente, perché mentre io ero a Campobello lo incontravo per strada. Io sapevo però che lui fosse il marito della Passanante, ma lui non sapeva che fossi io. Quindi una conoscenza da una sola parola, a senso unico, che io sapevo che era lui, ma lui non sapeva che era lui. Ma questo in che periodo? In che periodo lei lo vedeva, visto che non lo conosceva? E come la sapeva che si trattava di La Rosa? In questi 2 anni di latitanza che ho fatto a Campobello, e sapevo che si trattasse della cosa, perché mi perdonerà, ma io qualche amico a Campobello ce l'avevo. Quindi se io camminavo con un amico mio e incontravamo sulla rosa, mi diceva questo è una rosa, vai tu la Passanante, e così io lo attenzionai come, fisicamente come era. Ci tornando al discorso, annunciato sono per vie premesse, non dalla signora Passanante e nemmeno dal marito, che poi il marito a me non avrebbe avuto mai motivo di cercarmi per dire qualche cosa, perché io ne lo conosco, né mi interessava conoscerlo. Io avevo avuto a che fare con Alfonso Passanante per 30 secondi con la figlia. Ad un tratto, negli ultimi anni, vengo a sapere che lei stava vendendo il terreno. Perché lo venga a sapere? Perché il marito si recava in vestito agricolo con i sensali e con i vari compratori. Infatti avevano quasi l'affare concluso. Tra parentesi, avevano l'affare concluso sotto prezzo, tanto non è che era suo, dice della Passanante. Quindi si lo vendeva pure sotto prezzo, perché lei che cosa voleva fare? Prendersi questi soldi di questo terreno, ce lo rubava, e pagasse il mutuo. Invece, se è bene, li restavano tutti, diciamo, liberi. E avete pagato tutto con i miei beni. Arrivato a un dato punto, che questi sono discorsi per me non onesti, perché le persone agiscono come vogliono, ma va bene così. Ognuno poi risponde con la propria dignità delle cose che fa, nel bene e nel male. Allora, che cosa ho fatto? Che volevo dire alla Passanante che il terreno non è suo, che è mio, perché lo comprò mio padre, mio poi della mia famiglia, non è che è mia singolare. Anche l'avvocato che lei ha di fronte, che è una mia nipote, sarebbe stata pure proprietaria di una sua parte in questo terreno. E allora che cosa ho fatto? L'ho contattata con una lettera e gliel'ho firmata. Non ho detto il pseudonimo, ho firmato con Matteo Messina Denaro, perché io credevo di essere nella ragione dei fatti. Quindi una lettera indirizzata direttamente alla Passanante? Sì, sì. E il periodo è quello della contestazione, si parla del 2013 o giù di lì?
Sì, credo sì. Come? Quindi le dicevo, il periodo è quello della contestazione, si parla del dicembre o comunque in periodo prossimo al dicembre del 2013, se lo ricorda evidentemente. No, non lo ricordo, però va bene quello che dice lei, perché no, su per giù mi si è chiuso. Quindi lei ha scritto una lettera che diceva che cosa in questa lettera? Perché nella contestazione, come l'ha letto, sulla base anche di quello che è emerso da quelle intercettazioni, si parlava anche di minacce ai figli, più o meno velate, ai figli della coppia Passanante La Rosa. Sì, è così? Io ho detto molto bene. No, vorrei chiarire però, perché questo si dava alla signora Passanante, se lei mi consente... Lo chiarisca, no, e siamo qua per questo, noi l'ascoltiamo proprio per consentirle di chiarire. Mi dica. Sì, allora, quando io ho saputo tutto ciò, che lei aveva la terra quasi venduta, infatti io mi sono dovuto occupare per non fargliela vendere, perché le persone che sapevano queste cose, cioè, virgolette, mi lascio passare il termine, intrallasse, cioè me, il papà, il mio padre, quindi ho dovuto far sapere a queste persone che stavano già a fare da fatto di non comprarsi la terra, ma senza spiegare le motivazioni. Dopo di ciò scrivo una lettera alla signora Passanante. Ma con una richiesta anche in questo caso che proveniva da lei, cioè queste persone sapevano quindi a quel punto che, certo, che c'era il suo interesse, suo di Matteo Messina Denaro, certo, evidentemente. Sì, certo, perché anche perché se nascondevo questo dato di fatto non concludevo niente. Va bene. Andiamo avanti. Allora, voglio chiarire, se fosse stata Biancaneve a parlare con questi che stavano comprando la terra, si sarebbero fatto una cesata, quindi per forza dovevo dire che ero io. Qui poi arriviamo a un altro discorso che poi le faremo casomai alla fine, perché evidentemente è collegata a quell'aggravante che le viene contestata, quella del, appunto delle finalità mafiose, per così dire. Ma comunque di questo poi ne parliamo alla fine. Chiariamo per ora la vicenda del terreno. Vada avanti. No, no, però voglio fare due secondi. Prego. Per me, nella mia mente, nel mio modo di ragionare, non è finalità mafiosa, perché questo mi sta rubando un terreno mio. Quindi non è io, questa è una modalità privata. Questo devo chiarire. Ma lei sa che le viene contestato, non le viene contestato, è stato anche condannato, proprio per un ruolo che ha ricoperto nell'ambito di un'associazione mafiosa che si chiama Cosa Nostra, che ritengo che lei conosca bene, salvo che non ci voglia dare delle indicazioni diverse, ma credo che sappia di che cosa si tratta. È così o no? Ascolta, no, non è così, perché io devo dirle che se lei la fa passare, lei pensa che io conosca bene. Io non la conosco bene perché non faccio parte di nessuna associazione. E quello che so di Cosa Nostra lo so già di giornale. Quindi lei non ha conosciuto nessuno di tutti quei soggetti che sono stati accusati di vari reati commessi insieme a lei? Dai fratelli Graviano? No, nessuno, perché alcuni li ho conosciuti. Per esempio il collaboratore di legge Francesco Geraci l'ho conosciuto, stavamo a 100 mesi, siamo cresciuti assieme. Poi lui si fece collaboratore di legge, io testai il mio status di latitante. Quindi ho conosciuto pure Assinacone Vincenzo di Mazzara. Ha dato incarichi, parliamo uno per uno. Per esempio con Geraci ha dato incarichi specifici, quali quelli di cui lui ha riferito, anche con la custodia di preziosi per suo conto, acquisto o altro? No, non so niente di questo, io so soltanto che lui avevamo delle società e si è preso tutto quando si dice collaborato, sono stato derubato anche da lui. Ma che... questo non mi importa se mi ha derubato. Mi dica. Che tipo di società? La gioielleria che aveva lui a Castelvetrano, in parte era pure mia. Solo che lui non l'ha mai detto, non l'ha mai dichiarato. Nel senso che lei aveva messo dei capitali in quella gioielleria? Certo. Allora, la gioielleria la fece un suo fratello che si chiamava Andrea. Dico si chiamava perché è morto nel frattempo. Ed era loro. Ad un certo lui mi disse che voleva rendersi se io volevo partecipare, anche perché avevano bisogno di liquidità. Volevo partecipare a questa nuova posizione perché non era una gioielleria, era un deposito
all'ingrosso di oreficeria. Cioè da noi non veniva l'oro, non veniva il privato al dettaglio e si comprava la collanina. Da noi compravano le gioiellerie, le oreficerie, che poi vendevano al pubblico. Non so se sono stato chiaro. Sì, la seguo. E per quanto... Ascolti, l'oro si comprava a quei tempi, posso? Sì, prego, l'ascolto. L'oro a quei tempi si comprava a Vicenza, ad Arezzo e a Valenza. E quindi loro ogni mattina vedevano i titoli dell'oro, cioè quando volesse in quel momento, e decidevano di comprare più o meno. A livello proprio si comprava 20 kg, 100 kg, 15 kg, non è che compravamo noi la collana di 100 grammi. Poi tutte le gioiellerie, le oreficerie della zona venivano a comprare in questo ingrosso. Cioè, le spiego, loro vendevano una collana a lei, già incorrevano in un reato perché non potevano vendere al dettaglio. Mi spiego? Sì. Lei ha avuto delle compartecipazioni effettive, ha ricavato dei redditi quindi fino a un certo momento di questa attività o mai? Esattamente, sì. Certo che ho avuto. Io non ho avuto più niente fino a quando lui poi non diventò collaboratore felice. Quindi fino al momento in cui ha deciso di collaborare lei ha avuto una compartecipazione in questa attività. E poi successivamente evidentemente no. Senta, parliamo invece di Sinacori, perché anche su Sinacori qualche cosa da dire l'avremmo. In che occasione l'ha conosciuto e che rapporti ha avuto? Sinacori l'ho conosciuto tanti anni fa, non mi ricordo, negli anni 80, al circo Carta di Mazzara, perché era un periodo che si giocava forte a tutti i giochi, e questo circolo in cui lui era socio era sempre là. E io, siccome ero un giocatore, andavo là pure io, e ci siamo conosciuti perché in fondo poi eravamo un generale di persone sempre le stesse facce che giocavamo, e parlo di Scemente Ferro, di Poker, di Barra. In che anni siamo? E quindi lo conosco tanti, e questo comincia secondo me verso 80, 82, 83, e durò fino a quando eravamo liberi, sia io che lui. Quindi prima del tentato omicidio Germanà, di cui lei è stato accusato. Sì, ovvio. Qua si parla di tanti anni fa. Io parlo, credo, 82-83. Il tentato omicidio Germanà credo che sia stato, non lo so, 96-94. Non mi ricordo, 92. 92, lo ricorda bene. È stato esattamente nel 92. E di questo tentato omicidio... Cosa lei sa che è stato accusato di... Prego. Presidente, mi scusi. Prego. Non vorrei essere arrogante. No, soltanto rispondendo. Quando lei dice ora, se lo ricorda bene... No, ricorda bene la data. Lei ha detto 92, io le sto dicendo effettivamente la data è quella. Sì. Io invece l'ho intesa, secondo me, che se lo ricorda bene intendeva come se io fossi al 100% colpevole di questo tentato omicidio. Allora, se lei è colpevole, scusi, battiamo insieme, se lei è colpevole o meno non lo devo dire io, ma lo dice una sentenza, per la verità, che è definitiva anche per questo, se non ricordo male, io non ce l'ho qui sotto mano, ma credo che lei anche per questo fatto sia stato condannato definitivamente in concorso anche con Bagarella e altri soggetti. È così o no? Lei lo dovrebbe sapere meglio di me. No, se ascolti, io da quando ho tolto tutti gli avvocati non so niente di tutta la mia posizione giuridica, non so completamente niente, però nel tempo che è passato penso che il condice legge, cioè che è definitivo, è ovvio, sono passati tantissimi anni, è ovvio che sia così. Da parte mia lei... E in quel periodo, ma per tornare alla questione, in quel periodo lei frequentava ancora Sinacori? Sì, ma lei lo frequentavo sporadicamente, se ci incontravamo ci prendevamo al caffè, e ci prendevamo appuntamento per andare a giocare, queste cose, non è che io facevo la mia vita con le Sinacori, Vincenzo. Quindi avevo occasione di incontrarci. E Bagarella, visto che anche nello stesso periodo frequentava quelle zone, evidentemente per aver partecipato o essere accusato di aver partecipato anche lui a quell'episodio, lei l'ha mai conosciuto? No, completamente, però penso che Bagarella in quel periodo fosse latitante, io ero un uomo libero.
No, non lo conosco a Barrera. Non lo conosce. E degli altri soggetti, i fratelli Grandi. Dalle cronache, certo. No, le cronache, a noi non interessa le cronache. E i fratelli Graviano? No, non conosco nessuno. Salvatore Riina, che tra l'altro per un periodo ha risieduto proprio in quella zona di Mazara. Sì, no, non lo conosco. Non ha avuto mai nessun contatto? No, Presidente. Con questi soggetti. E quindi quegli altri, oltre ai Sinacori di cui lei stava parlando, chi sono gli altri soggetti che lei intendeva? Sono soltanto i collaboratori? Perché lei ci ha indicato, guarda caso, soltanto due collaboratori, Geraci e Sinacori. Sì, sicuramente ce ne sono altri, però al momento non, perché non è che so, cioè so, io ho conosciuto nella mia vita migliaia e migliaia di persone. Si figurati ora, se poi faccio una riflessione pensando, ma no, al momento non mi vengono in mente altri. Lei sa che è stato, a proposito quindi della conoscenza, lei è stato indicato tra i soggetti che per esempio nel marzo del 92 andò a Roma per dei sopralluoghi, per possibili attentati. Di questo lei sa niente? Lei è stato Io a Roma ci andavo sempre. Io a Roma ci andavo spesso, anche una volta a settimana, due volte a settimana, perché ci avevano la mia parte dell'Italia. Anche ma dall'abitante? Anche dall'abitante o soltanto? Parlo da libero però. Da libero. E quindi nel periodo 92 sì? Sì, fino a quando ero libero di Roma ci andava e saliva comunque. E in queste occasioni è andato mai al teatro ai Pairoli? No, non mi interessavano queste cose. Stavo dicendo una cosa che non sapete. Io avevo pure una barca, Ostia, che non è stata mai individuata, che poi io ho allenato dopo che mi è successo tutto questo, e quindi ci andavo anche per questo, perché la barca non era intestata a me. Io me ne andavo in auto e poi mi tornavo in auto. Quindi con questa figura, se non conosco Roma o non frequentasse Roma, se poi ci aggiungono che io nelle mie frequentazioni romane seguivo pure persone, questo è dichiaro che è un falso. Quindi non questo... sono veduto ovviamente, ma io dico la mia verità. Quindi con questi soggetti di cui abbiamo parlato, come indicati come appartenenti all'associazione mafiosa, lei non è mai, non, in nessuna di queste occasioni si è trovata a Roma o in altre zone del nord Italia o comunque del continente? Per esempio in Versilia, in Piemonte, dove è stata segnalata la sua presenza? A Firenze, lei c'è stato in quel periodo? No, completamente. Mi ascolti? Prego. No, con queste persone io non sono mai stato da nessuna parte, anche perché ho detto che non le conosco. E per quanto riguarda la sua domanda precedente, se io conoscevo altre persone, certo, per esempio Giuseppe Clemente, che si è ucciso in carcere a Torino. Giuseppe? Era un amico mio. Clemente, si è suicidato Giuseppe in carcere. E poi sì, l'ascolto. Quindi questo è un altro soggetto che conosce Leonardo Ciaccio. E i fratelli Brusca? No, completamente non conosco questo soggetto. Che tra l'altro in un certo periodo sono stati anche loro nella provincia di Agrigento, quindi non lontano dalle zone di sua abituale frequentazione. Sì. Presidente, ma io non è che posso vietare alle persone di andare a... No, io non le dico, la mia domanda era penalizzata a capire se c'erano stati rapporti, incontri o altro. No, non conosco. Il signor Brusca, il Giovanni, mi accusa di tante cose. E infatti io ho sempre cercato un dialogo con qualcuno dello Stato, nel senso quello che stiamo facendo da noi, non faccio cose segrete. Sì. Che per poter chiarire la mia posizione in questo tangente di discorsi, perché è una cosa che mi dà fastidio, immensamente fastidio, accusatemi di tutto, però io non ho mai avuto l'occasione di difendermi su quello che dice il Brusca di me, e questo mi ha... E che significa? Mi spieghi un po' meglio. Lei dice
ho cercato qualcuno dello Stato per poter dire queste cose. Come l'ha cercato? A chi si è rivolto? No, no. Che tentativo ha fatto? No, no, Presidente, mi scusi, mi sono espresso male. E allora ce l'ho preso. Quando ho detto cercavo qualcuno con cui io potrei discutere questo fatto, intendevo quando mi sarei stato catturato, come poi è successo. Cioè io in maniera omertosa non ho comunque cercato nessuno, però nel caso in cui io fossi stato catturato speravo che mi dessero la possibilità di poter difendermi di questo fatto di stupatino sciolto da me nel nocciolo. Se mi dà lei questa possibilità io mi sarò grato per tutta la vita. Ma lei qua, se vuole parlare proprio di questa vicenda, ne può parlare. Tra l'altro lei come sa, o non so se lo sa, perché in quell'occasione lei non aveva un difensore, ma quel processo è stato fatto da me, quella sentenza di primo grado per l'omicidio, per il sequestro e l'omicidio di Matteo, è una sentenza pronunciata alla Corte d'Assise presieduta dal sottoscritto. Lei allora non aveva un difensore, aveva un difensore d'ufficio, ma all'occasione, se vuole, per spiegarci quello che ritiene. Allora, senta, io non lo sapevo che lei fosse stato il presidente, però ora sono ancora più contento perché quindi lei sa tutto il discorso. Quindi parlo con una persona che ha tutto nelle mani, nella sua mente. Allora, posso espletarmi in questo fatto? Che assolutamente. Non importa. Allora, senta una cosa. Il Bosca mi accusa e dice così, che ha annunciato non so in quale data e non so in quale posto ha detto, ma non era Palermo comunque, era un paese del 2019, dice che mi si è incontrato lui, io, e Graviano Giuseppe e Bagarella, e dice che abbiamo deciso del sequestro del piccolo di Matteo con la finalità di fare ritrattare il padre. Ci siamo appena qua, Presidente? Assolutamente sì. Perfetto. Lei innanzitutto ha avuto modo, mi spiego, così facciamo un discorso più completo, ha avuto modo quindi di conoscere le dichiarazioni rese da Brusca, ha letto la sentenza di condanna nei suoi confronti, cosa ci può dire in proposito? No, io la sentenza di condanna non l'ho letta perché non avendo più avvocato, non poteva vedere nemmeno, io so quello che dicevano tutti i giornali. Ma l'informazione su questo caso è soltanto giornalisticamente. Però quindi, giornalisticamente, caso sano, ma è stato chiaro il giornale. Queste dichiarazioni di Brusca, quindi queste dichiarazioni di Brusca lei le ha prese evidentemente dal giornale. Dai mass media. Sì, dai mass media, anche televisione, però è un altro giornale che non ha più chiaro. Cosa ci vuole dire? Cosa ci vuole dire in proposito? Sì, le voglio dire che annunciato lui dice che abbiamo deciso questo sequestro con lo scopo di farsi trattare il padre, cioè il santo di Matteo, ok? Sì. Allora, la prima cosa che io mi pongo come domanda a me stesso, quale non c'entra, che cosa c'entro io di Castelreggiano, di un'altra provincia, a discutere le cose di San Giuseppe Leotto? Questo non l'ho mai capito, perché il giudice Falcone ebbe l'intelligenza e anche il merito di creare il teorema Cosciente e lo seguiva. Annunciato dopo tutto quello che successe, tutte quelle che successe nell'arco degli anni, il teorema Cosciente lo dimenticarono come se non fosse mai esistito, ma lo fece Falcone e hanno mischiato, da noi si dice, le piece con le uova. Ma le piece con le uova poi si sciolgono sempre le uova. Comunque si lascia. Allora lei sa però, Messina Denaro, lei sa che dai tempi di Buscetta poi c'è stata un'evoluzione sino ad arrivare a quelle di Salvatore Riina e in particolare al ruolo di Riina nei primi anni del 1990, degli anni 90, nei primi anni 90. Lei sa che le cose sono anche cambiate. Lei avrà sentito, visto che seguiva così attentamente i giornali, avrà letto anche le intercettazioni che sono state fatte durante la detenzione proprio nella persona di Salvatore Riina e le cose che ha lui detto in quella, durante appunto la detenzione in carcere, alcune delle quali riguardano anche lei personalmente. Tra l'altro, con riferimento anche
a quello che diceva lo stesso Riina, quindi qui non parliamo di sentenza o di altro, sul fatto che suo padre avesse affidato lei proprio a Riina in qualche modo per educarlo, per crescerlo. Così almeno dice Riina parlando col detenuto con cui si trovava in carcere. Conosce queste intenzioni? Signor Presidente. Prego. Sì, le conosco sempre giornalisticamente. Ascolta, signor Presidente. Mio padre si chiamava Francesco Messina, e comunque solo un voce. Mi sarei schifato di lui se mi avesse affidato a qualche altro. A me mi ha cresciuto mio padre e mia madre, ce ne sono orgoglioso. Arcipaggi non ne ho avuto. Ora, ci torna al discorso del Brusca. Brusca dice questo, comunque lasciamo stare il fatto che io, per le regole, non dovrei c'entrare niente per cosa ha cercato. Comunque mettiamo da lato, non importa. No, le regole c'entrano, perché lei viene accusato di aver avuto un ruolo direttivo proprio in quel periodo, con riferimento proprio al territorio di Trapani, della provincia di Trapani, perché tutto nasce da lì, quindi non era casuale. Quel ruolo che precedentemente era attribuito ad altri soggetti, e a iniziare da suo padre, poi a un certo punto, secondo le acquisizioni che sono state fatte, sulla base anche delle dichiarazioni di più collaboratori, non soltanto di Brusca, lei a un certo punto sarebbe subentrata in quel ruolo di vertice, quantomeno dell'associazione mafiosa operante nel territorio di Trapani, che è stata sempre molto legata a quella palermitana, per una serie di vicende che ora qui non dobbiamo entrare, anche perché stiamo andando molto oltre il tema dell'odierno interrogatorio. Però l'ascolto su questo, prego, mi dica pure. Sì, a me questa è la mia prima possibilità di chiarire su questo fatto di questo bambino. E io sono contento, proceda. Poi se tutto deve finire nella mia vita mi sta bene, però questo fatto del bambino lo voglio chiarire, anche perché io non voglio. Allora, che cosa succede? Che lui mi accusa della decisione assieme a Graviano, a lui, al Bagarella, di sequestrare questo bambino per fare certe cose. Mettiamo di lato quello che ho detto poco fa, che non c'è già lui nelle zone, comunque per quello che diceva lui. Comunque, si sequestra questo bambino, lo dice lui, e io non sequestro, non ci sono, nel senso io non sono uscito da casa e ho sequestrato questo bambino, nella maniera più assoluta, lo dice pure lui. Si sequestra questo bambino e se lo prende lui, lo gestisce lui. Poi lui, in quanto alla provincia di Trapani, ci sono due cove, uno verso Valdelice e uno verso Castellammare. Però se lo trovo lui, però lui sicuramente dice, non so il fatto bene, che glielo ho trovato io. Ma va bene così, mi sta pure bene così, perché io per ora sto seguendo il discorso del Brusca. Quindi io devo difendere su quello che dice Brusca. Che cosa succede? Che annunciato nel corso del tempo arrestano, credo, prima a Graviano e poi a Bagarella. Ci siamo, Presidente? L'ascolto, prego. Quindi arresta lui, perché lo dice lui, ed io che sappiamo di questo bambino. Ma lui stesso dice che non ebbe più contatto con me di questo bambino, ma comunque lasciamo perdere. Annunciato. Lui che cosa fa? Dentro da lui si trova. Ah, c'è un intermezzo che lui dice che aveva contattato il nonno si era occupato di convincere il figlio, il santo di Matteo, ma gli dice sto con un notaio, scusa l'espressione, ma devo essere anche sto con un notaio, dice no, non vuole risaltare. E gli fece la proposta, lo dice lui sempre nelle cose che andava dicendo, perché io queste notizie le attendevo, se si ricorda lei che c'era un giornale che si chiamava Mezzia, si chiamava Essa a Palermo, e quindi queste cose li trascrivevano tutte queste, e poi ascoltavo pure Radio Radicale durante il processo. Perciò cosa succede? Che lui dice... Che quale processo? Quindi lei ha ascoltato Radio Radicale proprio durante le udienze di questo processo che riguardava... l'uccisione del piccolo Di Matteo? No, quale? E quale processo stava? Io ascoltavo Giorgio Radicale, perché di tanti processi anche dove non c'ero io, è passato il tempo, ma non posso dire se... No, siccome anche questo effettivamente è stato registrato e si trova su Radio Radicale, anche questo, che riguarda... No, però io non lo ricordo,
professore, stavo dicendo, lui dice che il nonno gli fece la controproposta a lui di fare uno scambio, cioè lui liberava il bambino e entrava il nonno con ostaggio. Ma lui dice che si rifiutò questo discorso. Comunque sia, le cose andavano avanti, ad un certo lui si trova in un posto, in una casa, e guarda il telegiornale, quindi ovviamente sarà stato un telegramma, guarda il telegiornale e dice che dissero dietro la notizia che lui era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'esattore Ignazio Salvo. Il momento in cui e apprese questa notizia, dice che fu colto da un Jacques Tussolini, prese il telefonino e telefonò a suo fratello, che suo fratello, detto da lui, si trovava nella casa dove poi trovarono nel buco sotto terra il bambino, cioè non trovarono, tenevano il bambino. E gli disse al telefono in modo pippettato, come disse lui, alle bestie del tuo cagnoleggio, e chiuse il telefono. Poi, non avendo fiducia, sempre detto da lui, se ne andò a San Giuseppe. Arrivò a San Giuseppe, ciò nel bunker. E suo fratello, che fu quello detto da lui, che strangolò il bambino, lo sciosse in lascia, assieme ad altri tre, tutti da là. Io di due non ricordo i cognomi, ma di uno sei, che si chiama Chiodo. Questi tre si fecero tutte e certe indite nel tempo. Ce la si sentiva. E Monticciolo, assieme. Monticciolo non lo ricorda. Sì, io non lo ricordo come ha detto, sì, non riconosco la persona, il cognome, questi sono tre, uno si chiamava Chiodo, uno Monticciolo e l'altro non lo so, ma comunque sia questi tre, sia che Enzo Brusca, sia che Giovanni Brusca, sono tutti pentiti, e loro dicono che lo hanno sciolto loro il bambino, cioè nessuno dice che io ho sciolto il bambino. Ma nessuno, ma la contestazione non riguarda il fatto materiale. Evidentemente, questo lei è, no. Lei è perfettamente informata e ha fatto una ricostruzione perfetta di quello che erano i risultati. Ma voglio chiedere a che, dove vuole arrivare con questo? Mi spiego un po' meglio. In un minuto arrivo dove voglio arrivare. Ah, lei ha capito che voglio arrivare da qualche parte, mi fa piacere, da ciò ne sa più di me che leggi, io non ne so niente. E allora lui dice: no, tutto questo sì, sono informazioni giornalistiche, notizie giornalistiche, però mi scusi, se mi accusate di qualcosa, non è come Stato, Costituzione, va bene, ma se vedete che c'è qualcosa che non funziona nell'informazione dei mass media, che tutti mi presentano come quello che ha sciolto il bambino nell'acido, nessuno si prese mai a dire a questo disonesto che sarei io. Mettiamole, abbiamo acceso quel che ci dicesse, non c'è già con lo scioglimento dell'omicidio del bambino, ma legalmente scienza solo come mandante, ci siamo fino a qua, Presidente. Certo, ma è questo, la contestazione le viene fatta come mandante del sequestro. Bravissimo. Lei è stato condannato per questo, non per essersi trovato nel momento in cui è stato sciolto nell'acido il bambino, ma è stato condannato per avere deciso nella sua qualità di appartenente all'associazione mafiosa, in particolare del vertice di associazione mafiosa in quel periodo, di avere deciso di sequestrare con quella finalità il piccolo Di Matteo. Questa è la condanna che lei ha riportato. Benissimo. Oh, e io sono, la ringrazio di aver precisato lei, perché per tutto il mondo intero, io fino a questo momento sono quello che ha sciolto il bambino nell'acido, tipo Tetti che prese ad Achille per il tallone e lo calò nell'acqua. Così, è la stessa cosa, mi immagino io. Tutto il mondo sa che l'ho sciolto io sul bambino nell'acido. Ora venga invece la punta e conto. Quando sciolge questo di persona, signor Presidente, per qualsiasi finalità, sia questo segreto, sia il sequestro, anche a scopo estortivo, la finalità non è mai la morte. Mai e poi mai, perché il sequestro a qualsiasi scopo, no, se c'ha la morte come finalità, è una stupidata, non esiste, perché il senso sono più chiaro. Io decido di uccidere Alix. Ma lei questo discorso, mi scusi, Messina, perché dobbiamo essere chiari su questo, lei questo discorso ce lo sta facendo in generale o ci vuole dire che in quell'occasione fu deciso di sequestrare ma non si parlò della morte possibile che si poteva verificare successivamente? Tutte e due le cose, Presidente. No, tutte e due cambiano, le cose cambiano. Perché se lei ci dice, fu sequestrato da noi, ma non c'era intenzione, almeno da parte mia, di ucciderlo, è un conto.
Se ci vuole fare un altro discorso di carattere generale, quello non ci interessa, evidentemente. No, signor Presidente, sì, ho capito. Signor Presidente, io non posso dire che fosse posciato da noi, perché io non so niente di questo fatto. Io mi devo difendere dall'accusa di Brusca, e Brusca lo dice. Quindi io mi difendo dalle sue accuse, io non detto, non dico, è stato deciso da noi fosse questo. Lo dice Brusca, ma non dice questo. Lui dice che si è deciso per il sequestro per far saltare la porta. Io che dico? Se si decide di un sequestro per un qualsiasi scopo, non c'è male a frenare l'uccisione, sarebbe una stupidaggine. Anche perché lui, il bambino, da quello che dice, l'ha ucciso per vendetta alla fine, è stato un disonesto pure in questo. Libralo. Non ha voluto saltare, proprio ognuno risponde alla propria vita e alla propria azione, nel bene e nel male. Hai visto che non c'era più speranza che questo saltasse? Perché ti sei vendicato sul ragazzino, sul bambino, mascalzone che non sei oggi. Capisco se che se avesse giovato il santo di Matteo lo uccideva, ma che c'entra questo bambino dato che lo scopo non poteva mai più accadere quello che lui si era professato. Allora che cosa dico? Quindi la finalità a un certo punto era di rilasciarlo, quel bambino. No, io questo non lo posso dire. Ma se lei vuole escludere le sue responsabilità ci deve chiedere, ci deve chiarire qualche cosa, perché così se la finalità comunque era quella di non poterlo rilasciare se il padre non avesse ritrattato, evidentemente c'era anche la possibilità che il padre non ritrattasse, come in effetti si è verificato. Mi ascolti, io parlo con le parole di Brusca, non posso dire cose di mia. Io parlo del posto di Brusca, Brusca che dice che doveva far saltare il pace, che il pace poi non abbia saltato, se l'avete voi con la sua coscienza. Signor Presidente, io avrei saltato dopo un secondo. Ognuno dispone della sua vita come vuole. Allora, signor Presidente, se qualsiasi sequestro, vero dice lei, però io lo devo dimostrare a lei quello che penso. Mi dice una seconda e te lo chiarisco. Se io devo uccidere una persona, esco in strada e lo uccido. Se io devo uccidere una persona, è scherzata, me lo sequestro, non lo porto da me, quando lo uccido sono scemo, perché vado incontro con tutta una serie di cose, rischio di più, che senso ha, se devo uccidere, lo uccido. Il sequestro invece non ha mai la finalità di uccisione, non del bambino, di nessuno, perché sennò non avrebbe senso. Ora quindi io dico a lei, sono contento che il processo l'ha fatto lei, ma l'ho saputo ora, che qualora tutto fosse andato, per come dice Brusca, signor Presidente, io devo essere condannato per un sequestro di persona, non per un omicidio. Io con l'uccisione non c'entravo più neanche con il mandante. Io c'entravo semmai nel sequestro, perché lui dice che in quell'occasione si decise di sequestro. Io invece sono stato condannato per un omicidio. Ho preso l'ergastolo, penso che il sequestro dovrebbe essere 100 anni, non lo so. Io penso che lo voglio chiarire. Perché a me non mi condannavate per il reato che lui diceva, credendo lui? Perché c'è un'altra cosa, lui non è che dice, mentre si ascoltò la notizia dell'estrattore Ignazio Salvo, andai a cercare il Messina Denaro e dire per esempio, ma cosa facciamo ora? No, lui dice che il telefono ha sconfettato, se è una domanda che mi pongo io, ecco perché non voglio fin dall'inizio. Se ci fosse stato libero, bagatelle e graviamo, lui l'avrebbe fatto ciò. La risposta è no, perché non lo poteva fare. Perché quelli non della loro, insomma, e doveva dare soddisfazione a quelli, invece a me non devono dare nessuna soddisfazione per come ha raccontato, perché io faccio parte di un'altra provincia addirittura. Ho chiuso, signor Presidente, quindi io volevo chiarire che con l'esecuzione del bambino sciolto la c'è una licenza totale. E per quanto riguarda come mandante, dico pure che io devo andare come mandante, credendo sempre a Brusca, al 100%, come sequestro di persone, non come omicidio. Però lei sa che evidentemente, anche perché lei si sta concentrando particolarmente su questo bambino, ma in realtà non è l'unico che le viene addebitato come vittima, anzi ce ne sono addirittura anche più piccoli, che non sempre la decisione del mandante può prevedere che cosa avviene, però può rispondere anche di quello che succede. Mi riferisco di quello che è avvenuto a Firenze, dove è morta addirittura una bambina di pochi mesi. Lei sa, e anche per questo fatto lei è stato condannato. Lei si preoccupa del Di Matteo, ma non si preoccupa per esempio di quello che è successo a Firenze, fatto per il quale lei è stato condannato e in cui sono morte anche lì dei bambini, tra cui una proprio di pochissimi mesi, come lei saprà, visto che è stato così attento a seguire tutti i processi
durante la latitanza, saprà che le viene addebitato anche la strage di Firenze in cui sono morti dei bambini. Sì, però sono un'altra cosa pure. Forse perché non le parlano, la stampa parla soltanto di Matteo, non parla di quello come sua responsabilità, no, ma lei ha avuto questa condanna. No, però, signor Presidente, c'è un'altra cosa che devo dire, parlare di Firenze. A prescindere che tengo in chiaro che io non sono niente di Firenze, poi quello che dicono i collaboratori di lei, c'è stato il lavoro, io non so niente. Anche perché non c'è mai stata in una mia condanna, mai, nessun riscontro oggettivo. Ci sono state le parole di questi collaboratori, ma il riscontro oggettivo non ce ne sono. Comunque, volevo dire, sono due cose perfettamente diverse, secondo me, Presidente, perché quello del bambino fu un fatto mirato, che c'è quello di Firenze, qualora fosse vero, ma sulla mia persona è vero, non è che si volevano uccidere persone, anche perché ci sono collaboratori di legge che dicono che la finalità non era uccidere le persone, solo che il problema è stato, secondo me, che sono andati con la russa. Cioè, hanno ucciso la mosca con cannonate, perché si sa che se si mettono bombe possono cadere degli innocenti. Ma la finalità, come dicono gli altri, alcune, non era uccidere le persone, era appena stato con lo Stato. Ma è un po' contraddittorio, perché lei dice, si sa che se si mettono le bombe si può uccidere anche degli innocenti. Quindi se si sa, non capisco che cosa vuole dire dopo. Che significa che se lei decide di mettere una bomba deve rispondere anche se poi quella bomba provoca la morte di qualcuno. Ovvio, signor Presidente, però se concludevo il mio discorso, allora, io penso con la mia mente, perché io non c'entro in queste cose, però voglio discutere con la mia mente. È normale che se uno mette una bomba possono morire degli innocenti? Il punto qual è? C'è da vedere a chi mandano i mandanti a fare una cosa del genere, cioè che testa hanno, che intelligenza hanno, perché mettiamo caso che io andavo a Firenze a mettere questa bomba, giusto, con le stesse finalità, non sarebbe morto nessuno perché io la bombavo male tempo, perché ho una coscienza, mi spiego, non me ne frega niente delle condanne poi, cioè, se uno certe cose pensa alle conseguenze si sta a casa a dormire. Quindi in sostanza è stato un errore, ci vuole dire che è stato un errore degli esecutori? Però partendo dal concetto che non ne so niente, ma c'è! Lei parte sempre dal concetto, però... Non è stato, secondo me, un errore, è stato un meneferismo, che è peggio, perché l'errore può essere perdonabile. Io faccio un errore, lei non lo considera perché non l'ha capito. Ma se io capisco, intuisco che là succedeva una strage, e lo capiva pure, meno male che succedeva una strage, per chi conosce Firenze, ecco che la bomba là non sarebbe mai stata messa. Il problema è che chi è stato, ha usato gente che vale niente. Questo è il punto. Ma che lei sappia, visto che è così attenta a tutte queste vicende, qualcuno ha rimproverato a questi soggetti quindi di aver fatto qualcosa di diverso da quello che gli era stato chiesto di fare? Non glielo so dire, signor Presidente. Non so rispondere a questo domanda. Anche perché mi dica, Presidente, in tutti questi processi che lei ha seguito pure meglio di me, perché come parte in casa, ma non si è mai scongiato come esecutore una persona della provincia di Trapani, ma sono stati sempre questo stesso gruppo che agiva sempre così. Mi spiego? Non si è mai trovato un personaggio minore o maggiore che della provincia di Trapani che partecipò a questi eventi. Vabbè, ci sono altrettanti eventi che riguardano anche la provincia di Trapani e non mi riferisco solo a Germanà, ma allora dovremmo parlare anche di Milazzo e della sua fidanzata che tra l'altro, come lei sa, era incinta e lì siamo nella provincia di Trapani. Sì, ascolto, però... Anche questa vicenda immagino che lei la conosca, visto che ci riferiamo sempre allo stesso periodo, 1992. Sì, certo, la conosco detta perché anche il pentito l'hanno raccontata, però c'è una cosa, veda che questa donna non era incinta. Ah, lei sa che non era incinta? E come lo sa questo? Sì, ma come? Perché non ci sarei paese, io non vivo, non vivevo la città. Io non vivevo in paese, quindi il momento in cui succedono tutte queste dichiarazioni a Valvera,
Naturalmente io ho cercato questo per capire, ma e mi è stato detto la ragazza non è incinta, e lo dice anche la famiglia che non è incinta, ma siccome si vogliono aggravare sempre le situazioni va bene così. Quindi lei si è informato, lei si è informato, sì, specificamente di questo episodio, e perché? Qual era il suo interesse a informarsi di questo episodio? No, ero accusato io, cioè io ero uno che era accusato di questo episodio, per me che mi informa. Vabbè, ma se lei non c'entrava completamente, qual era l'interesse suo? No, non c'entravo come coscienza, ma come condanna certo che c'entravo, infatti mi avete condannato, non so che sta mai quando mi hanno condannato. Mi spiego. E mi hanno detto che la ragazza non era incinta e la famiglia della ragazza lo sa questo discorso, non era incinta. Ma quindi questo secondo lei è meno grave? Quella ragazza comunque c'entrava in qualche modo in quelle vicende che riguardava il Milazzo? Per carità, non è meno grave, signor Presidente. Non è, io ho risposto a lei, dice che lei ha fatto la specificazione che era incinta, io ce l'ho detto quella che non era incinta. Poi è normale che anche quella è stata un'aberrazione, che hanno fatto loro, però io non l'ho fatto. E glielo posso dire pure in falsa, signor Presidente. Non ho mai avuto soggezione a tutto questo tipo di persone, pur non conoscendo. Per quanto riguarda il Rina Salvatore, a quello che si è riferito poco fa lei, comunque io sono il Presidente, resto sempre convinto che in quel processo devo andare per sapere sulle persone, non per il mandante all'omicidio della mia. Comunque, va bene così. E per quanto riguarda Salvatore Scina, quello che diceva poi al carcere di me, bello brutto che sia, c'è anche un'altra cosa che si deve tenere presente. Io ho una mamma con demenza senile al 100%. Il signor Rina mi risulta sia a livello di carcere che anche a livello di familiarità, non nel senso della sua famiglia, ma parenti, cugine, che negli ultimi tempi non c'era più, cioè era però ancora saltava. Oggi in questo momento ragiona bene, fa mezz'ora per due corpi, lui era così, solo che chi ha fatto questa legislazione o chi procede adesso di vedere, non lo mette questo, mette Regina Salvatore, Regina Salvatore di 20 anni prima, quello non arriva più niente, diceva un sacco di cretinate. Per prima questa del figlio, io faccio parte di mio padre e di mia madre, non ho avuto risposte, neanche tentativo. E i pali? Scusa, e i pali di cui parlava Rina? Signor Presidente, le posso dare una mia risposta? So che lei non crede quasi a niente di quello che dico io, neanche se glielo porto con la logica. No, non è che non credo, vorrei che lei fosse un poco più chiaro su questo tipo di difesa che ci voleva, perché è chiaro che se lei parte dal presupposto, io non c'entro niente, però è così, è chiaro che si indebolisce il suo ragionamento. No, no, io non c'entro niente, però mi difendo su quello che dice Brusca, cioè sulla sua linea. Se Brusca dice questo che io sono stato mandante con loro di un sequestro, perché alla fine vengo condannato per l'omicidio? Perché io mi metto sulla scia di Brusca, quello che dice Brusca io cerco di difendermi. Ecco quello che volevo dire. Però, se quando riguarda pare, ascolti, signor Presidente, lei anche se non ha conosciuto Gina, perché penso non l'ha conosciuto come non l'ho conosciuto io, però ci siamo fatti... Di chi? Non ho capito, non ho conosciuto chi? Io non penso che lei abbia conosciuto Gina processualmente, non lo so. Spero che sì, comunque, per la finalità del mio discorso che sto facendo. Ah. Io da quello che sentivo parlare lui, e dall'età che aveva, dall'istruzione che aveva, non penso che la Gina si sarebbe espresso che il padre ne doveva fare chissà dove. Lo poteva dire in maniera diversa. Anche perché se la Gina avesse conosciuto me, avrebbe avuto sospetto di me. Perché io non sono stato mai una persona lascitata o sguaiata. Non ho mai avuto questi modi di linguaggio. Solo per Gina, secondo me, non c'era più, per come dicevo, io lo sapevo da fuori. Ma Rina, come lei sa, visto che l'ha seguito, distingueva quello che era il Messina Denaro prima e quello che era il Messina Denaro dopo. Quindi non è che non abbia parlato a lei, ne parlava positivamente, lo dico tra virgolette, perché dal vostro punto di vista, e non evidentemente dal punto di vista di tante altre persone,
la vedeva come una figura positiva fino a un certo momento, e poi negli ultimi anni riteneva che lei avesse cambiato l'approccio, diciamo, alle vostre problematiche. E ne sentiva il padre? Di cui lei non sa niente, evidentemente. Dicono che il padre? E in genere di attività economiche. Lei credo che invece si sia interessato di attività economiche negli ultimi anni, o no? No, io mi sono interessato di attività economiche sempre, non negli ultimi anni. Ecco, e allora? Quindi forse Reina qualche cosa l'ha detta, qualche cosa di corrispondente. No, invece quello che disse Gianni me non interessa più e me non interessò quando lo disse. Il punto è un altro, lei poco fa mi parlò di Bale. Sì. Non io, perché mi riferivo proprio, visto quello che le ha detto, a quello che ha detto Rina in una delle tante intercettazioni di quel periodo. Sì, sì, perfetto. Quando dice appunto, ora lui si dedica ai pali o qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente, ma è qualcosa del genere. Sì, signor Presidente, ho fatto il progetto. Allora, detto una cosa, però quello che sto dicendo ora lo dobbiamo contestualizzare in un periodo storico. Ci siamo? E cioè che significa contestualizzarlo? Lo faccia lei. Sì, infatti io però, ce lo sto facendo io, però dico lei, nel recepire quello che io dirò, deve anche valutare il periodo storico in cui io gioco. Allora, che cosa succede? Che io ad un certo non mi posso muovere più. Gli ultimi 15 anni, dal 2005 al 2006, non mi posso muovere più, nella maniera più totale. Sono circondato dappertutto. Si figuri che l'ex ministro dell'interno e della giustizia Alfano disse che c'erano in questi paesi, cioè Castellaneta e Campobello, 270 uomini e potenzialità economiche senza nessun, diciamo, limite. E io sono solo, signor Presidente. Allora, se io ho la mentalità di continuare o di fare soldi, vado a sbattere nel giro di una settimana, perché per fare queste cose devo stare in contatto con persone. Io invece in questi anni mi sono soltanto dedicato a non farmi prendere, a proteggere la mia libertà, perché era un mio diritto restare libero, secondo il mio punto di vista come essere umano. Quindi se figuri se andava a pensare di fare affari con qualcuno, anche perché... Ma lei dove si trovava? In quegli anni dove si trovava? No, mi faccia finire il discorso, c'è solo quello, io dico. Sto dicendo che io di mio, vedevo già abbastanza bene. Che cosa fece? Quando vide tutta questa persona sul tema, me ne andai perché in questi 100 anni che cosa ho fatto io? Ho sentito più a morte ammazzate, bombe, queste cose, mi faccio la fine. Allora che cosa faccio? Capisco che io ho fatto un ordine nella mia mente, nel senso le cose più importanti e le cose non importanti. La cosa più importante dal mio punto di vista mi risulta essere la mia libertà in quel momento. Ho deciso di andarmene per quel cammino che non potevo durare se cercavo di fare soldi, non potevo durare anche per un altro motivo, perché non c'era più la qualità delle persone in giro. Mi spiego? E allora me ne vado. Ovviamente ogni tanto tornavo per i miei familiari, questo perché io i contatti con la mia famiglia non li ho mai persi, perché quella è la mia famiglia, giusto? Però me ne sono andato. E ogni tanto venivo, stavo una settimana, 15 giorni, mi sembra che e ho fatto 15 anni. Ma se n'è andato, che significa se n'è andato? Dove è andato? Fuori dalla Sicilia, fuori dall'Italia? Cerchi di essere. No, all'estero, era all'estero, signor Presidente, me ne sono andato all'estero. Per più anni? Certo, per circa 15 anni ho fatto questa vita. Tornavo, perché lei può dire sì, ma c'è stata una caccia tua nel 2012, come se la testa qua? Sì, perché io tornavo, stavo una settimana, 15 giorni, un mese, mi contattavo la mia famiglia, sapevo i loro discorsi, come stavo e me ne andavo di nuovo. Cioè la mia vita me la svolgevo là, qua non mi interessavi più di niente io, né in Sicilia né in Italia, perché sapevo che andavo a sbattere, che senso ha per me che voglio restare libero. E là dov'è? Ritiene di dircelo là dov'era questo paese estero? Qual è? Ho detto no, non dico cosa sono. Vabbè. Anche perché ci sono persone che mi hanno aiutato, ci sono persone che hanno cose mie, ma piuttosto che mi hanno aiutato, io non ho mai infamato nessuno.
che morirò senza informare nessuno, questo che sia chiaro. In questi anni che sono mancato, che avvenga la rivoluzione dei padri, come la chiamano, io qua non c'ero. E sotto lo sa che se le fece, perché lo sapevo quando venivano che le informano, lo sa che se le fece. In ogni caso, che sapete bene chi è, e tutti, dico tutti, non ne tocco nemmeno uno, per il tempo che fu, ognuno per la sua posizione di potere, di politici. Questo hanno fatto. Io un centesimo di questi. Ma lei queste cose, quindi, queste cose di Nicastro e dei politici, come le ha sapute? Nel periodo in cui veniva aveva contatti con soggetti del luogo, quindi lei non si è mai interessato di questa attività? No, le parole no, completamente. Ma nella maniera più assoluta, ma non perché, ascolta, non è che non mi sono interessato dei balli, perché i balli concernevano la situazione del giugno, l'osso, cose del genere, o che pure io mi rifiutavo il balli, no! Non lo potevo fare, perché andava a sbattere, mi avrebbero arrestato molto prima. Quindi a me risolto, non me ne fregava niente, perché potevo dire? E quello l'ho anche scorso. Quindi te pare che c'è tutta questa leggenda che io il padre me lo rientrerai chissà dove, o che ho fatto soldi con il padre, stia tranquillo, signore, io dal padre non ho preso mai un centesimo. Ma se vuoi sapere come ho fatto soldi, non lo so questo. Siamo qui per ascoltarla. No, magari siccome poi si annoia, dico. Anche no, io non si preoccupi, non si preoccupi che non mi annoio. Anche perché da un discorso minimo minore siamo arrivati a cose molto più grandi. Lei ha ritenuto, ritenuto giustamente di introdurla, io l'ascolto, evidentemente stiamo andando molto oltre quello che era l'oggetto del nostro interrogatorio, però sì. È in qualche modo collegato per il fatto che le viene contestata quello specifico reato, le viene contestato sempre il ruolo di vertice dell'associazione mafiosa e quindi poi alla fine tutti i fatti sono collegati in realtà. Ok. Sì, questo stavo dicendo, no, ma così, perché c'è un punto, io sono stato arrestato delle circonvenze e tutti mi vogliono interrogare, io cercavo una persona con cui poter parlare con lo stavo facendo, no. A me mi ha interrogato il procuratore De Lucia e il procuratore Guido, però non siamo arrivati a questo discorso, perché si è parlato di altro e quindi ora sto avendo l'occasione di poter parlare con il Presidente delle Corte, quindi a me mi sta bene cercare di capire la mia posizione dal mio punto di vista. Non è che voglio dire che lei deve credere o quello che dice è verità assoluta, lei ha le sue verità e io le mie verità. C'è sempre stata questa situazione che queste messine a denaro hanno fatto soldi, io non posso dire come ho fatto soldi, se lei lo vuole sapere. Sì, ce lo dica, come ha fatto questi soldi, noi siamo qua per ascoltarla, se ritiene di dircelo, lo ascoltiamo. Sì, anche questi soldi che abbiamo fatto io, più che io, mio padre come famiglia, vengono da Geate, però Geate, diciamo, di niente. Il punto è questo, io sono di Castelvezzano e c'è la Salenuta. Tu conosci Salenuta lei? Il parco archeologico? Evidentemente sì. La conosco, lo conosco. Okay, allora ci siamo. Grazie, è sempre stata la ricerca dei tombaroli per beni archeologici. Mio padre era un mercante d'arte, però solo per l'archeologia. Se vi presento un quadro di Raffaello non lo sapeva, però parliamo di archeologia. E se venute fa, credo, più di 1200, e sono tutte, tombano, vanno tutte a scavare, tutti. Addirittura fanno il doppio lavoro, scavano di frodo, e scavano pure di giorno per la sovrintendenza. E c'è la sovrintendenza che cerca pure questi beni che sono dello Stato. Però che cosa succedeva a quei tempi? Ora non lo so se è più così. Che quando metteva il corpo d'ascia e vedeva che c'era qualcosa, però vedeva che prima poi ci andava di notte e si andava a prendere. C'era pure questo. Ora che cosa succede? Che parliamo di ceramica antica, che ha un suo ruolo nella ricerca, e di monete. Che cosa succede? Che ad un tratto si trovavano monete in blocco, cioè dentro un vaso,
un vaso tutto pieno di monete, perché se capisci, se pensa che a quell'epoca c'era quello che si spalmava il tirchio che metteva tutte le monete, parliamo di monete d'argento a tetragramma, 17 grammi, non parlo di quello di bronzo, perché quello di bronzo si cambiavano e ci campavano per la giornata, per i 100 lire, per i 50 lire, qua sono quelle d'argento che vanno. Allora che cosa succede? Anche perché i greci non usavano monete d'oro, poi sono stati romanosi. Scava, e quando si trovavano le monete dentro un vaso, in gergo si chiamava, in gergo, trovatura. Ci siamo? Ci siamo. L'ascolto, anche se qua andiamo ad anni molto più remoti, che ovviamente non riguardano i fatti per quali lei è detenuto. Non è così. Non è così, perché le trovature sono state trovate 8. 7 sono passate da mio appoggio, una no, è andata direttamente in Svizzera, che l'ha trovato, se è andata in Svizzera e si è venuta là. L'ultima è stata nell'89. La prima che mi ricordo io fu nel 78, io avevo 16 anni. Vengono questi, tutta la famiglia, marito, moglie, un figlio maschio, una figlia femmina, e si pongono su una scrivania circa 700 monete, tutte in argento, come nuove, perché non erano mai usate dei tempi. E allora fanno una valutazione e mio padre rivaluta per loro 800 milioni di lire e allora accettano tutto un po' blocco, ma mio padre non è che aveva 800 milioni di lire, allora gli fece un assegno di 800 milioni di lire come garanzia e loro venivano ogni settimana e si prendevano 50 milioni di lire in liquido e fecero così fino alla risoluzione del debito. Il momento in cui il debito fu risolto, l'assegno fu strappato. Quindi mio padre nel 78 si ritrovò queste 800 monete nuove in mano, che erano sue ormai. Il reato là è che sappiamo tutti che i beni che sono sotto tergiversazione sono dello Stato, ma non ci fregavamo se non dello Stato, che si faceva del mondo. Quando ebbe queste monete, lui le mise in blocchi da 5 e le ha vendute a 5, a blocchi da 5, per ricavarci di più. Infatti la vendita si poggiasse in 6-7 mesi, non in solo poco. E ci ricavò nel 78, comprandoli 800 milioni di lire, ci ricavò circa, cosa più, cosa meno, di circa 20 miliardi di lire. E cosa successe? Che negli anni 80 di questo ce ne furono altre 6, perché la settimana era del 78. Poi prendevamo questi soldi e ce ne investivamo. E da là questi messaggi hanno fatto dei soldi. Se poi io prendo 2 miliardi dell'epoca e li do agricole per far mangiare la società dei supermercati, ecco che non si parla più di cose datate, perché io ho preso soldi guadagnati prima e li ho investiti nel dopo. Quindi poi alcuni investimenti li ha fatti anche durante il periodo di latitanza, evidentemente, o reinvestimenti. No, la distanza no, perché da come avevo impostato tutte le mie cose e le avevamo già sistemate, non è? Poi c'erano le cose che finivano, come i supermercati sono finiti, per esempio. Ma detto questo, io nella distanza non ho più investito niente, perché significava andare a sbattere pure, perché appena le persone sapevano, capivano questo fatto della distanza e cose che già lo sapevano, cioè, poi cercavano di fregarti e di farti esercitare. Come fa la signora Pastanato? Perché io se volevo se una pastana, se eravamo liberi tutti, ma lei nemmeno sono sempre sognato di andare a vendere la casa non sua. Il fatto che non è tanto, eravamo tutti distrutti, lei penso che ha condannato mio fratello, penso che ha condannato mio cognato, quindi eravamo tutti distrutti così, quella ci doveva vendere la casa. Quindi dico l'altro tanto, non avevo più niente da fare. Gli affari sono stati fatti quando io dico, fino al 97. Poi mi bastava quello che avevo. Non so se sono stato chiaro, sapevo di sì. Assolutamente. Va bene, ora vediamo se ci sono le domande. Semmai in ultimo, visto che abbiamo spaziato su tanti argomenti, lei credo su questo sarà stato già sentito, vuole dire qualche cosa a proposito di Bonafede e Tumbarello? Sì, certo, se avete la possibilità, certo. Certo, io siamo qua, se lei ritiene, siamo qua per ascoltarlo. Sì, certo. Però quello che sto per dire io mi l'ho già detto ai due procuratori. Devo essere lo ha già detto al procuratore, allora ci fermiamo qua. Non è necessario che lo ripeta, sì. Se lo ha già detto. Sì. Va bene, vediamo allora sì, se sì. Ci sono. Lei cosa voleva dire, Messina Denaro?
No, non voleva dire altro. Allora, va bene, vediamo se c'è innanzitutto qualche domanda del pubblico, dei pubblici ministeri e del suo. Prego. Prego. Volevo dire una cosa che poi mi è sfuggita in mente. Lei in tutte le sue ha trovato mai qualcosa su di me o sul mio budget che facevamo un ciaffo del gioco? O abbiamo fatto qualche ciaffo del gioco? Non lo troverà mai, a parte il pedito bancario, ma comunque non basta, come ho conosciuto per certe persone. Perché mi sta dicendo questo? Vorrei capire. Per dimostrare che io non c'è cinque di mio, non avevo bisogno di fare queste porcherie. E poi mio padre non avrebbe mai permesso che la salutata. Infatti ci fu. Cioè, le dico una battuta che ci fu con in sostanza lei vuole rifarsi a quel discorso della mafia che non si occupava del traffico di stupefacenti. Io non mi si faccio niente, io mi si faccio che qualora fosse stato mafioso e non avesse avuto i soldi di mio, avrei fatto qualsiasi traffico per cercare di vivere meglio. Ma nel fatto in specie io non sono mafioso, ma stavo anche talmente bene che non mi interessava le traffici. Perché sai, è un discorso un discorso che mi sembra un poco coincidente con qualche discorso che faceva anche Riina a proposito della droga, anche se poi la realtà è completamente diversa rispetto a quello che appariva. Comunque, non è importante. Sì, io non ho nessun processo di gioco io. Questo è un dato di fatto, questo è sicuramente un dato di fatto. Se non vuole aggiungere altro, adesso vediamo se i pubblici ministeri vogliono fare qualche domanda e poi eventualmente il suo difensore. Sì, una domanda. Senta, signor Messina Denaro, l'incontro che lei ha avuto... Mi scusi, io non mi sto parlando, io parlavo con il Presidente, ora si può presentare lei. Allora, ci sono presenti anche, oltre al suo difensore, due pubblici ministeri, che è il dottore Di Leo e il dottore Antoci, i quali, se ritengono, possono fare delle domande. Okay. Sì, no, non ci incontro, però volevo sapere con chi parlavo. Senta, lei ha fatto riferimento a questo incontro con la figlia di Alfonso Passanante, a Tre Fontane, giusto? Dice l'unica occasione in cui l'ha vista. Lei era latitante in quell'occasione? Era già... No, io ho detto un discorso, è stato nel 91. Ah, 91, ok. 93. Ok, mi era sfuggita la data. Senta, ma alla fine questa parola che le era stata data sulla intestazione di questo terreno e poi la restituzione di questo terreno, questa parola è stata rispettata ad oggi o ancora no, lei non è tornato in possesso direttamente o indirettamente di questo terreno? Quando mai? Quella lo stava vendendo. Dico, attualmente? No, non è mio, è suo. Ancora suo. Senta, ma... Sì, se no, chi vale? Ma... Perché la signora Passanante si era rivolta a Gondola per avere spiegazioni? Gondola non c'è più ormai da qualche anno. E io questo non lo so, anche perché c'è una cosa. Non lo so se come lei l'ha detto. Io secondo me lo sa quando ha preso questa mossa della signora Passanante. Che lei magari poteva contattarmi per tante altre vie. Secondo me ha scelto il Gondola perché pensava, o pensa ancora tuttora, che io potessi essere intimorito dal Gondola, o quantomeno il Gondola avesse le capacità di intimorirmi, di parlare quasi alla pari, dice lei era un punto in più. Secondo me non è un'impressione mia, non è andato di fatto. Ma lei lo conosceva Gondola, perché non ci ha detto, ha parlato di altri, ma non ci ha detto se conosceva effettivamente Vito Gondola. No, effettivamente non l'ho conosciuto, però so benissimo chi è. Senta, ma in realtà diciamo dalle indagini non sembra che Gondola volesse mai intimorirla, anzi, diciamo, parlava di lei come un amico a cui ci teneva molto. Signor Popolo Mestero, la domanda iniziale sua era perché la signora Passante andò da Gondola, e io le ho risposto che secondo me la signora Passante pensò questo modo di pensare. Poi, se il Gondola difendeva me, difendeva lei, io era un'altra storia. Nel senso però la signora Passanante andò dal signor Gondola perché pensava che fosse uno che mandava io che dovevano ordinare.
Poi se la seconda deve fare, non so fatto. Senta, ma lei sa se il Gondola in quel periodo si è occupato anche di questioni che riguardavano la signora Furnari, la figlia di Saverio Furnari? No. Allora, la figlia di Saverio Furnari, io non ricordo, sono qua, sono un femmine e un maschio. Nella Furnari. Ricordo da piccolo. Nella, però, sì, fa qua sappiamo quale altro rispetto. Perché io sono, ero compare con Saverio Furnari. E quindi queste bambine le conosco tutte già nel maschio, perché un maschio nacque nel 93, che lui era già a Pianosa, e io ero già da tante, quindi la moglie si è incinta e quindi conosco questo bambino. E quindi a lui non lo conosco, ma le faccio femmine, le conosco a tutti. Allora io di questa situazione ero fuori, non ne so niente totale, anche perché io penso che se io fossi stato qua la ragazza avrebbe cercato me e non Alce. Ma non perché io sono più mafioso di Alce, no, soltanto per l'amicizia che mi regala il suo cuore. Io ho saputo qualcosa, ma non so bene l'effettività della cosa, c'è anche qualche cosa che ho detto di legge, cioè mi tocca fare accesso a questa cosa, ma non so di preciso cosa è successo, cosa voleva questa ragazza. Perché anche qui risulta che questa ragazza si sentiva un po' maltrattata ed era intervenuto anche il signor Marotta. Ascolta, ma maltrattata da chi? No, assolutamente no. Da confinanti. Questione di confinanti. Allora, mi ascolti, però sa, ci sono il Marotta Antonino è il mio padrino di Resma. Aveva per bene a fianco a Saverio Furnari. Il Vito Gondola a quei tempi aveva gli animali, le pecore, sempre là, perché là dove erano loro era territorio di Mazzara. Però c'aveva la proprietà sia Saverio Furnari che il Marotta Antonino. Il Gondola era là perché essendo territorio di Mazzara portava le pecore al pascolo là. Quindi questi sono amici da sempre e Vito Gondola, queste bambine, le ha viste crescere. Le conosceva da piccole perché Saverio Furnari era un tipo che se le portava con lui, aveva una cinta e se le portava dietro queste bambine. Infatti una che è questa che ha detto lei, si credo che sia un po' di animale, ci fa le vacice. Quindi le dice che non aveva bisogno di Marotta, c'era già Gondola, in questo senso ha dato sì, senso. Sì, tutte e due. No, allora, a prescindere, poteva svolgersi a Marotta perché Marotta la conosceva da piccola, e poteva svolgersi a Vito Gondola per lo stesso motivo. Questa ragazza è cresciuta con questa persona, li conosce bene, ma tutte e due, ora sono tutte e due morte. Senta, Le dico che qualora io fossi stato libero, come era libero a quel tempo il Marotta Antonino e il Vito Gondola, la ragazza avrebbe cercato, perché eravamo intimi con suo padre, molto, molto, molto più intimi dei rapporti che avevamo con gli altri due. Saverio Furnari si è ucciso nel carcere di Pianosa. Senta, invece per quanto riguarda la Passanante, quella lettera che lei ha detto di avere proprio anche sottoscritto e firmato, che ha inviato. Come gliel'ha inviata? Era una lettera normale oppure diciamo un messaggio che è arrivato con canali diversi? Cioè via una lettera con la posta oppure con altri canali? Sì, è stato chiaro. Ora, una persona, mi riferisco alla signora Passanante, che si sta rubando un bene non suo, si può avere fiducia rimandando qualcuno con una lettera a pezzino? Io la lettera gliel'ho mandata per posta, da Castelvetrano, di proposito da Castelvetrano. Poi lei, per tutti i movimenti che ha fatto con questa lettera, io non la pensavo, so soltanto quelli che rispondono a Donna Londra, a parlare con la Cascia, ma per il resto non lo so. Però la lettera gliel'ho già per posta. Si figura se poteva avere fiducia ora che mi sta formando le cose. Il momento in cui io le mando una lettera con un tipo, con cercare pizzino, è normale che questa non denuncia, anche nel sottobosco,
in confidenza con i carabinieri o con la polizia. Cioè, quello che interessa distruggere a me, però non è più il mio bene. E sono scemo che glielo mando, cioè, non è una persona che brucia, chiunque sto sia. E non l'ho mandata per luce. Poi lei, questo che ne fece, non lo so. Vabbè. Allora, vediamo il difensore se vuole fare qualche domanda. No, Presidente, se consente. Il... Sì. Prego. No, il dottore Antoci per la registrazione, buongiorno. Non ho sentito niente. Il dottore Antoci, il dottore Antoci vuole fare pure lui qualche domanda. Una domanda, un paio di domande. Come, chi l'ha informata in ordine, diciamo, alle vicende che riguardavano la Passanante? Cioè lei diceva che era informato del fatto che la Passanante avesse dei debiti, poi avesse risolti in qualche modo con le banche, poi stava vendendo il terreno, eccetera. Ci può indicare chi la informava in merito a queste vicende? Era quando ci fu mio fratello libero, lui, però non mi ricordo le date. Perché siccome il terreno era nostro, ed è il nostro, poi se sono dentro lo Stato ci sta, adesso lo suba lei. Che cosa successe? Che con mio fratello si conosce, ma si conosce per altri motivi, nel senso che con me si vede solo per la volta nel 91, con lui si conoscono perché lui veniva, si è sposato a Campobello e viveva là, e poi mi ricordo nel primo periodo della generazione di mio fratello, che fu per parte del Frapane, il papà della Passanante era messa con lui. E lui diceva cose però tipo la maglietta non era lavata bene, se lui poteva scrivere alla figlia, perché lui non ci vedeva tanto più bene, e lui gli scriveva. E tuo papà per esempio vuole questa cosa, però perché loro si conoscevano come paesani, io invece no, la vita solo quella volta. Quindi tolto quello mio fratello, perché mio fratello essendo che sa che quel terreno è nostro, ogni tanto mi diceva ma non ce lo possiamo prendere noi? Per la coltivazione, perché noi non abbiamo visto mai niente di questo terreno, quindi guadagni sempre loro la strada. E io dicevo lascia la strada, non interessa a me che il terreno vada avanti. Poi faccio un portale di informazione che ho avuto da altre persone che però non dico chi sono. Senta, secondo la sua prospettiva, la Passanante come avrebbe dovuto restituire questo bene? Cioè con quale formula? L'avrebbe dovuto vendere a lei? L'avrebbe dovuto dare a qualcun altro? Lei ha dato indicazione di venderlo a un determinato soggetto? No, no, è successo questo. E quando fu fatto nell'87, quando c'è questa situazione con il papà della Passanante, il discorso era che poi il terreno doveva farlo anche a noi, il papà. Poi cambiarono i tempi, lo Stato cambiò le leggi, si è messo a sequestrare tutto. Cioè, il momento in cui passava noi, normale lo sequestravano e confiscavano. Quindi a noi non c'è nemmeno più toccare questa scena. La classe però vuole e voleva, e la signora Passanante lo sa, che nel momento in cui io avrei deciso, avevo bisogno di voler rispettare, io lo facevo sapere, lei lo vendeva e le mandava i soldi. Prima finalmente per banca e poi a poco le vendeva per banca. Ovviamente io le facevo vedere, le avevo fatto pure un regalo per tutto, e lei andava così, invece lei no, lei si vuole rubare tutto. Quindi lei doveva vendere e dare soldi a me. Un'ultima domanda, signor Messina Denaro. Lei ha mai scambiato lettere, bigliettini con Furnali Leonarda? So che ne ha parlato, però io questa domanda gliela rifaccio. Le è mai capitato? No, assolutamente no. Assolutamente no. Mi ascolta. Sì? Però c'è una cosa. Sì. So che la ragazza mi cercava. Perché hanno usato che io si tornare, mio cugino, Marotto Antonino, mi scrisse e mi disse c'è la figlia di Saverio, che dice che non si vuole parlare, perché ha problemi di terreni, animali, cose. Io gli risposto, siccome io mi doveva andare, io davo del fossile a lui. Gli scrisse, se no che fossile, io non mi posso occupare di queste cose, tanto come la difendere io, non difendere fossile, se no come. Poi io non l'ho sentito più con questa cosa. Ma so che la ragazza mi cercava, ma non è mai un contatto con me. Lo disse al mio cugino.
Allora Antonino se ne poteva ciò. E lui con gli stessi sposi che andava e che si occupava lui del tutto. Questo perché non avesse di pace. Nessuna altra domanda, signor. Allora, avvocato Gusta Lauro, lei, prego. Sì, allora buongiorno, io volevo, vabbè, per la registrazione avvocato Guttadauro, volevo un chiarimento sulla una domanda precedente che aveva fatto il Presidente, premesso che non conosco comunque il procedimento, sulla lettera alla signora Passanante, perché lo stava spiegando e poi siamo passati a tante altre cose, quindi se ne vuole parlare sul contenuto di questa lettera almeno ascoltiamo, grazie. Si è affrontato, se poi il discorso si è arenato e se ne è passata dolce. Allora io scrivo questa lettera alla signora Passanante, che mi occupo, non è lettera scritta, è una lettera scritta da una amanuenza. E dico, senta signora, perché andò del lei, prima perché non avevamo confidenza di darci del tu, e poi comunque sia dopo quello che stava combinato, l'avrei dato comunque da lei, anche se ci fosse stato di tu. E allora dico, ma io ho conosciuto suo padre, era una persona per me, cioè si aspettava la parola. Ora lei, questa situazione, viene guardata la mia. E io, se le cose se le prende lo Stato, ci sta, è lo Stato. Io sono nessuno. E da noi si dice, quando la ragione si sconcia con la forza vince e la ragione non basta. Quindi io, come devo vincere con lo Stato? Va bene così, ma che tu? Tu nel senso dai, mi viene a rubare le mie cose, vedi che le mie cose non me le faccio rubare, mi vado a perdere tanti altri processi, tra parentesi non ho neanche niente da perdere. Perché facevo queste minacce? Per intimorirla e non fare vedere la tragedia. Alla fine, ti disse, tanto non temo le tue azioni che puoi fare, te la firmo pure, di mio punto la lettera, così dove vai tu in qualche caserma che vuoi, glielo vai a specificare. Che sono stato io e le mie ragioni. Da lì non ho avuto mai nessuna risposta, perché credo che se lei avesse avuto più nella faccenda nel modo giusto che ci sono dovesse, non cercavo né a Vito Conto né a Tarso. Andavo da qualche parente mio e sistemavo la faccenda. Ma lei non ha avuto sistema niente perché lei ha avuto intenzione di rubarsela quella terra. Ma la sempre non lo poteva fare quando c'era il pace. Poi, siccome una persona è una ladra, si è comportata così. Prego, avvocato. Non ho altre domande. Nessun'altra domanda. Allora, grazie. Ci possiamo, se lei non ha altro da aggiungere, ci possiamo fermare qui. No, non ho altro da aggiungere. Va bene, la ringrazio però per la prima volta avermi fatto chiarire questo discorso al bambino. Sulle forme sarò eternamente grato, ma non perché io non chiedo nessuna questione, io non sto facendo questo discorso, non chiedo niente, per un fatto di coscienza. Io non sono quello che ha sciolto il bambino nel bacio e mi fa schifo e mi arrabbia per un momento quando continuamente ho sentito la tradizione. Va bene, questo è un discorso. È un discorso diverso, se quando lei, ma il tempo penso che l'avrà, ma ne può parlare anche col suo difensore, legga le motivazioni della condanna e capirà che è un po' diverso da quello che sta lei dicendo, con riferimento proprio anche alla volontà di disporre il sequestro, ma non è questa la sede per parlarne. Va bene, fermiamoci qui, allora diamo atto che alle ore 11.35, quindi termina l'interrogatorio. Allora possiamo interrompere il collegamento, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie.